Ha suscitato grande rumore la decisione arrivata dalla nuova giunta regionale di voler eliminare la realizzazione dell'ospedale Unico Muraglia. Dopo le parole del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, nettamente contrario alla cancellazione del progetto, arriva ora la risposta del neo assessore alla sanità regionale Filippo Saltamartini. Noi l'abbiamo messo nel nostro programma elettorale, siamo stati eletti dalla maggioranza dei marchigiani con questo programma che vuole valorizzare il territorio e naturalmente è evidente che alla luce di questa epidemia sia necessario che la sanità non sia concentrata in un unico ospedale come era precedentemente prevista, ma deve essere diffusa perché appunto è un diritto fondamentale. Non si tratta solo di un problema delle strutture d'entroterra, probabilmente faremo anche un ospedale nuovo, non unico, nuovo. Quindi i finanziamenti non si perderanno, però la risposta deve essere concertata, nel senso che ogni struttura dovrà dare un'efficienza al sistema complessivo. Noi dobbiamo ridiscutere il piano sociosanitario che è stato approvato dalla precedente giunta. Il piano sociosanitario precedente cosa prevedeva? Una limitazione, sostanzialmente un taglio di tutti i piccoli ospedali per concentrare tutta la risorsa sanitaria in un unico plesso ospedaliero, appunto l'ospedale unico. E questo chiaramente non è possibile perché stiamo vedendo con l'epidemia che è un impianto sbagliato. Noi l'abbiamo nel nostro programma elettorale, cioè non è una novità. Siamo andati dagli elettori a sostenere questo programma e la maggioranza l'ha validato. Che adesso il sindaco di Pesaro, Ricci o altri sindaci si stiano dando tanto, diciamo così, si siano tanto da fare per limitare questo progetto, ecco, probabilmente si devono rendere conto anche che c'è stato un vaglio del corpo elettorale che evidentemente ha valorizzato questo progetto che noi abbiamo di una sanità di qualità, ma sul territorio. Se le proposte dell'opposizione avranno quella caratteristica di essere persuasive e non ideologiche o conflittuali, noi le accoglieremo. Il piano sociosanitario non lo fa solo la maggioranza. Quindi bisogna sempre ascoltare non solo il sindaco di Pesaro, ma bisogna anche ascoltare il sindaco di Fano, il sindaco di Urbino, il sindaco di Fossombrone, il sindaco di Cagli, il sindaco di Pergola e così via. L'impegno che io manifesto a nome della Giunta e della maggioranza è quella di aumentare i servizi nella regione, senza chiuderci dietro a un feticcio che è quello dell'ospedale unico. Favorevoli all'eliminazione dell'ospedale unico anche i pentastellati, con la rappresentante 5 Stelle in consiglio regionale Marta Ruggeri, che ha sottolineato come le risorse che la vecchia giunta voleva destinare al progetto non andranno perdute e saranno invece destinate all'adeguamento degli ospedali regionali. La nuova replica dalle forze di opposizione arriva dal Partito Democratico con il capogruppo di maggioranza in consiglio comunale a Pesaro, Massimiliano Amadori. Credo che quello che la giunta regionale ha fatto è sicuramente un atto contro Pesaro e la sua provincia. È un atto politico contro i nostri amministratori e tutti i cittadini. Cittadini che sono i primi a rimetterci, che saranno costretti a ricorrere a cure mediche nei migliori casi ad Ancona o fuori regione. Credo ancora che il progetto dell'ospedale unico serva proprio ad migliorare i servizi sanitari e a renderli più moderni. In più, una nuova struttura permetterebbe di limitare la mobilità passiva, diventerebbe un riferimento per tutta la provincia e renderebbe migliore il lavoro di chi lavora al suo interno. C'è un percorso che è stato intrapreso, è da lì che bisogna ricominciare per non rimanere indietro. E noi lavoreremo sempre perché Pesaro e la sua provincia abbiano il loro ospedale.